Ci sembra un'operazione priva di ogni logica, quella che riguarda, diciamo così, la nuova destinazione dell'area adiacente la chiesa di San Romolo a Colonnata. Al posto dei tre campi da tennis in terra battuta di ottima fattura e di spazi verdi molto frequentati, ecco lo spettacolo che si presenta ormai da circa 2 anni. Come mai? Pare che in presenza di nuovi progetti di edificazione in questa e in altre zone di Sesto Fiorentino sia obbligatoria da parte della Sovrintendenza alle Antichità un'attività di scavo per verificare la presenza di reperti etruschi e romani. Qualcosa si è trovato ed ora la Sovrintendenza deve stabilire se si tratta di reperti rilevanti dal punto di vista archeologico. Quindi tutto è fermo fino alle decisioni finali. Ma il problema, a nostro avviso, è un altro e ha coinvolto nei mesi scorsi l'intera comunità parrocchiale di Colonnata. Il progetto, per quanto ne sappiamo, prevede la costruzione di un nuovo locale adibito a chiesa e di alcuni appartamenti in via Giotto. Molti parrocchiani ritengono non necessaria la costruzione di una nuova chiesa. Quella che c'è basta ed avanza, anzi, più delle volte è semivuota. Inoltre, crediamo che non sia un bel segnale in tempi come questi che la Chiesa investa risorse nella costruzione di nuove abitazioni che, vista la zona, non possono essere considerate abitazioni popolari. Per ora, tutto è avvolto in uno strano e desolato silenzio, almeno fino a quando riaprirà l'Eden Garden nell'unico spazio rimasto agibile accanto alla Chiesa di Colonnata.